cari amici e utenti di Bar in Fiamme, ormai sono diventato un habitué e mi va di consigliarvi zone che molto molto accessibili a noi pugliesi. Esistono delle compagnie low cost e anche dei voli charter con partenza da Bari e da Brindisi verso la Tunisia. La Tunisia è indubbiamente la capitale Tunisi, per poi spostarsi un pochino nelle località più rinomate della costa, come Hammamet, come Gerba, oppure anche andare in altri luoghi che sono più interni. Però non ve lo consiglio tanto, anche perché fa molto caldo, soprattutto nell'andare più avanti della stagione estiva. Cosa c'è da fare in Tunisia? Indubbiamente, per coloro che non lo sanno, è una delle capitali e dei luoghi di culto per coloro che amano la talassoterapia. Tantissimi sono gli alberghi e i luoghi dove vengono svolte questi trattamenti. Oltre alla talassoterapia esistono anche percorsi termali, viaggi e soprattutto anche viaggi, diciamo, un po' più particolari, nel senso che per una settimana con 300-400 euro riuscirete a fare una vacanza dignitosa. Quello che c'è da mangiare in Tunisia, indubbiamente essendo un paese diciamo arabo, si mangia il famosissimo couscous, che è quella pietanza con carne, piselli e tutto quello che è mediterraneo. Oltre vi consiglio degli ottimi vini, sono buonissimi vini che comunque vengono prodotti dai tunisini, e anche il pesce, perché comunque loro sono dei grandi esportatori di pesce. Altro, vita notturna lì, escluso i villaggi turistici che comunque hanno preso l'assalto e sono diventati dei punti di riferimento come Club Med, Club La Fidèle o comunque Franco Rosso o grandissimi tour operator che hanno messo le radici lì, fuori diciamo non c'è una grande varietà di divertimenti come discoteche, disco pub, anche perché i tunisini sono molto chiusi fra di loro ed è difficile riuscire ad interagire. Quando vedono un turista, diciamo, sono sempre molto più allerta. Che altro dirvi? Il posto per poter dormire, esistono dei riad molto molto economici, che sono dei riad, sono delle dimore storiche che sono state riprese dalla gente comune, come per noi si sono ricreati i bed and breakfast, e costano davvero molto poco. Ma io vi consiglio di andare in hotel perché un rapporto qualità-prezzo è molto ma molto competitivo. Con 60 euro riuscirete a fare una pensione completa e, se siete fortunati, anche un trattamento. Anche per oggi è finito questo mio consiglio di viaggio. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana.